Assessore Minervini, oggi è una giornata particolare, le notizie si accavallano. In questo momento abbiamo appena chiuso la conferenza stampa con Arena Ways. C'è un pregiudizio che viene smentito. Il segmento notte, in qualche maniera snobbato e mortificato da Trenitalia, trova invece interesse sempre nel privato con questa nuova azienda. Cosa succede per la Puglia? Succede che finalmente qualcuno testimonia che forse non avevamo del tutto torto, forse qualche ragione nell'avvertenza che abbiamo aperto sia con il governo nazionale che con Ferrovie dello Stato, qualche ragione ce l'avevamo. E la ragione fondamentale è che la Puglia rivendica il suo diritto a restare connessa all'Italia, e proprio perché in questo momento di difficoltà, di crisi, e cresce la consapevolezza che solo attraverso la mobilità si muovono non solo le persone, ma si muovono anche le merci, le economie. Restare connessi non è solo un diritto di cittadinanza, restare connessi è anche il diritto allo sviluppo, il diritto a concorrere alla pari al processo di ripresa del paese. E abbiamo sostenuto queste cose in modo sostanzialmente solitario, nel senso che ci venivano contrapposti i dati e discutibili e una rappresentazione in generale totalmente infedele. Noi abbiamo al contrario sostenuto che esisteva un mercato, che una domanda potenzialmente vasta esiste nella nostra regione, ma che può emergere solo se arriva un'offerta adeguata, qualificata da parte del mercato. E questa offerta da parte di Trenitalia finora non è arrivata. Oggi siamo alla presenza di un operatore privato che crede a questo mercato, che crede ai volumi di traffico pugliese, che crede alla dorsale adriatica. È la dimostrazione che forse appunto avevamo visto giusto e che quella battaglia può ancora continuare perché ci sono ancora grandi risultati da raggiungere. Possiamo dire che è una sorta di, come dire, di evoluzione della filosofia di una decrescita virtuosa, la riscoperta del percorso e quindi di abbinare all'attrazione brand Puglia la capacità poi di trattenere anche attraverso formule di collegamento tradizionali come quello del treno, che in qualche maniera va riscoperta, è un'altra delle battaglie vinte. Assolutamente sì, il treno è un vettore di mobilità che dall'Unione Europea viene considerato strategico, centrale nel sistema dei trasporti, soprattutto per quanto riguarda le distanze medie e medio-lunghe. E diciamo che fino a 700-800 km, il treno, 1000 km, il treno dovrebbe essere il vettore di mobilità più sostenibile e più, direi, la dorsale portante del sistema dei trasporti. Si dovrebbe prendere l'aereo oltre questa distanza per le distanze più lunghe, e una buona rete regionale dovrebbe coprire anche il fabbisogno di mobilità all'interno dei territori. Quindi noi stiamo facendo una battaglia, come si può dire, di avanguardia, di prospettiva, non di retroguardia. Non stiamo difendendo quello che è dentro, stiamo tentando di conquistare quello che ci serve per stare in Europa, per stare nella prospettiva che l'Europa indica. Un'ultima domanda su un settore che però copre, come dire, la cronaca quotidiana. Arrivano buone notizie, l'ONU sceglie il porto di Brindisi come piattaforma complementare a tutto quello che ruota sul sistema anche di Valencia. Vuol dire che questa benedetta Puglia continua ad essere attraente. Questa è una notizia che noi consideriamo molto positivamente, anche se ha nel suo sviluppo alcune problematiche che dobbiamo affrontare con il massimo spirito cooperativo. E la base ONU insiste in questo momento in un'area di straordinario pregio del porto di Brindisi, è quasi a ridosso dall'aeroporto, è quasi a ridosso del Castello Alfonsino. Io credo che una città come Brindisi oggi legittimamente possa rivendicare il diritto a pensare se stessi nei prossimi 10 anni, 15 anni attraverso lo sviluppo di questa importante infrastruttura. Ecco perché quell'insediamento che noi accogliamo con grande piacere dell'ONU, dobbiamo fare in modo che non interferisca, sia compatibile con queste prospettive di sviluppo. La esplosione dell'aeroporto di Brindisi è un dato di realtà, diciamo, tra i più
appassionanti, diciamo, degli ultimi anni in quel territorio. Ecco, quella espressione è un processo che è ancora in corso, ha bisogno di essere accompagnato con un'ulteriore dotazione infrastrutturale, con un'ulteriore espansione anche dei servizi. Dobbiamo fare in modo che questi processi avviati divengano compatibili con la scelta strategica del mondo di potenziare la propria presenza culturale. Una filosofia in cui si inserisce anche la sua richiesta di avere probabilmente Taranto come capolinea di questo servizio di Arena Ways, un'altra città che ha sofferto un isolamento non indifferente. Assolutamente sì, la ferita di Taranto noi la consideriamo la ferita della Puglia, e Taranto è destinata anche con le scelte ultime recenti del governo nazionale insieme con il governo regionale stanno portando avanti per candidare Taranto ad un ruolo di porto del Mediterraneo, porto italiano del Mediterraneo, porto hub del Mediterraneo. E allora, se questa è la prospettiva, significa che Taranto è destinato a diventare il cambio principale del sistema economico pugliese. Avere il cuore economico della Puglia isolato ferroviariamente ci sembra una ferita che non riguarda solo il territorio di Puglia, ma riguarda tutta quanta la nostra regione. Grazie, buon lavoro. Grazie.